bentrovati a una nuova puntata di Women All Sports, l'approfondimento settimanale che Milano News dedica allo sport femminile. Nuova settimana, nuova puntata, nuova sigla che finalmente è arrivata ad aprire tutte quante le puntate di ogni venerdì, che come sapete è appunto il giorno dedicato allo sport, al femminile. Nuovo sport, allora vi parliamo di uno sport di cui ancora non abbiamo parlato, che si può praticare a Milano ma anche soprattutto probabilmente nell'arco della città metropolitana, quindi in provincia di Milano. È uno sport invernale che si gioca su ghiaccio, che ha avuto un enorme eco per le imprese di Torino 2006, ma soprattutto è diventato famoso per... diciamo, non tanto per la clip, quanto per l'estratto che vi stiamo per mostrare, guardate. The USA has won demonstration gold. USA! USA! Oops. Eh sì, questa sera parliamo di curling, perché le mie ospiti oggi sono ben due, mi hanno già corretta, qualcuno lo chiama curling, qualcuno lo chiama curling, qualcuno lo chiama in tanti altri modi. Sono qui con noi, do il benvenuto a Claudia e Martina, rispettivamente presidente e vicepresidente del curling, del Milano Curling Club. Esatto. Benvenute e buonasera. Grazie a te. Grazie. Allora, ripasso, perché sicuramente quasi tutti si ricordano dei Simpson, ma magari non si ricordano della puntata intera, per cui... che cos'è il curling? Il curling è uno sport su ghiaccio dove si devono lanciare dei sassi che devono arrivare dentro una casa. Si fanno più punti tanti quanti sono i sassi più vicini al centro della propria squadra. Le bocce su ghiaccio? Sì, qualcuno si offende, si arrabbia perché non è proprio bocce, è più scacchi forse, perché tanta tattica e strategia, un mix tra bocce, scacchi, biliardo anche, perché ci sono anche tanti aspetti degli angoli nelle bocciate, traiettorie, insomma. È complesso. Complesso, esatto. Attrezzatura di cui si ha bisogno per giocare a curling? Beh, sicuramente le stone, che però non sono personali, sono ovviamente della società o del campo da gioco. La scopa, sicuramente parte fondamentale, non solo per l'azione di sweeping, poi magari spiegheremo perché, ma è proprio anche obbligatorio tenerla in mano quando si tira. E le scarpe, ovviamente, o comunque un aggeggio da attaccare sotto la suola che ti permette di scivolare sul ghiaccio. Perché una cosa che in tanti ci chiedono, non si gioca con i pattini, ma ci sono delle scarpe apposta, una che scivola, l'altra che invece fa grip, quindi di gomma, che servono appunto per il rilascio poi di questa stone, per correre sul ghiaccio, insomma. Che ti chiederei tra l'altro di mostrare, perché oggi le mie due ospiti sono arrivate belle attrezzate, cioè questa è la scopa. Ok, questa è la scopa e queste sono le scarpe. Le suole da sotto in realtà sembrerebbero uguali, sì. Ma poi a un certo punto, quando c'è l'azione di rilascio, si toglie questa cosa. Però, diciamo, questo copriscarpa, esatto, e questa è una suola di teflon che ti permette appunto di scivolare sul ghiaccio e poi di spingerti e rilasciare la stone. Quindi diciamo che sostanzialmente poi sono fatte così, diverse. Ah, la cosa importante, io sono mancina, quindi scivolo sulla scarpa destra, invece la maggior parte dei curler sono destrimani, e quindi hanno questa parte nell'altra suola, quindi è importante poi quando uno compra le scarpe anche, insomma, sapere, perché non è che comprarle giuste, esatto. Prima di venire in onda, insomma, ci siamo fatti una lunga chiacchierata, perché il curling è uno sport conosciuto, dicevamo, ma effettivamente non così diffuso. Per cui la mia domanda è: quanto costa acquistare tutta l'attrezzatura e eventualmente c'è la possibilità di noleggiarla? Allora, noi come club ai nostri associati diamo la possibilità di utilizzare delle scope e appunto degli slide che si mettono sotto le scarpe da tennis normali.
soprattutto perché magari chi inizia un investimento non lo vuole fare, no, magari certo. aspetta a farlo. Dopodiché, nel momento in cui si inizia a farlo con più regolarità come sport, è bene ognuno avere la sua scopa e le proprie scarpe, perché ovviamente sono più performanti le scarpe rispetto allo slide che si aggiunge alle scarpe, e la scopa appunto sono di diverse pesantezze, diverse tecnologie, ognuno poi trova quella adatta. Le scarpe vanno da un prezzo base di 130 euro in su e la scopa dai 100 euro in su. Il problema è che in Italia nessuno li produce, quindi ci si deve rivolgere all'estero. C'è un distributore in Germania, ma tutti sono prodotti canadesi o americani, quindi poi c'è dogana, spedizioni, IVA e chi più ne metta. Più ne metta. Infatti ne parlavamo proprio prima e ce ne si accorge da subito, cioè insomma quando si parla di curling ci sono un sacco di terminologie oggettivamente inglesi, il che fa pensare che di italiano ci sia poco, per quanto i risultati siano ottimi per il numero dei tesserati, ma che sia molto estero come sport. Esatto, sì, noi in Italia è praticato a parte soprattutto nel nord Italia, perché ovviamente c'è la necessità di avere un palazzetto del ghiaccio, che già al nord Italia non è comunque aperto tutto l'anno, nel senso che la nostra, diciamo, stagione sportiva, quantomeno la nostra della nostra società, inizia più o meno quando va bene inizio ottobre, dipende anche un po' ovviamente dal meteo, e noi finiamo tendenzialmente forse intorno ad aprile-maggio, però è già aprile, primi di esatto, maggio, sì. Primi di maggio è già molto tardi, perché comunque fuori fa molto caldo, il ghiaccio risente tantissimo delle condizioni meteorologiche, pur essendo al chiuso in un palazzetto, però. E poi il fulcro dei campionati sostanzialmente si svolge tra novembre e marzo, quindi febbraio-marzo iniziano già quasi ad esserci le prime finali dei campionati nazionali, quindi è un po' questa la stagione sportiva. Quindi ecco, questo è un momento di presentazione, nel caso in cui vi voleste tesserare alla Milano Curling Club c'è tempo poi tutta l'estate, per ora ve li facciamo conoscere. A proposito di campionati, che mi sembra di aver capito sono un po' nel vivo del momento, della stagione, esatto. Quali sono gli obiettivi della vostra associazione? Allora, noi partecipiamo ai campionati con tre squadre fondamentalmente. La prima è la squadra di misto, che partecipa al campionato nazionale di misto. Il nostro obiettivo per questo campionato è raggiungere i playoff per le finali, quindi siamo 10 squadre in tutto il campionato, vorremmo riuscire a piazzarci fra i primi 4 per poi arrivare appunto alle finali. L'anno scorso... Ma esiste una serie A, una serie B o una divisione analoga, quindi voi in che categoria siete? Allora, il misto ha una categoria unica, okay. Poi c'è la serie A maschile e femminile e la serie B maschile e femminile. Okay. Io e Martina, insieme ad altre due giocatrici di un'altra società, che è il Just Curling Club, con cui noi ci alleniamo perché siamo cugini, ecco, sotto la loro società, perché ci siamo iscritte con il loro nome, partecipiamo al campionato di Serie B femminile. L'anno scorso siamo arrivate prime nella classifica del campionato di Serie B femminile, che viene in realtà disputato anche con gli uomini, proprio perché le donne siamo in realtà meno, quindi per farci fare più partite giochiamo insieme agli uomini, e ci siamo classificate bene anche nella classifica generale, perché siamo arrivate quinte su 12. E quest'anno replichiamo il campionato di Serie B, pur potendo andare in Serie A abbiamo preferito rimanere in Serie B, per come ti dicevamo, per poterci allenare bene avremo bisogno di un ghiaccio dedicato, di più disponibilità, di tempo. Poi delle strutture parliamo, ecco. E quindi noi, consapevoli dei nostri limiti di allenamento, abbiamo preferito fare un altro anno in Serie B per consolidarci di più e poi eventualmente l'anno prossimo valutare il passaggio in Serie A. Qual è il livello? Perché insomma il curling sì è conosciuto, le grandi imprese olimpiche, però poi nella vita poi di tutti i giorni, la società piccola, la società locale, insomma diciamo che il campionato di curling in Italia non è esattamente uno dei più seguiti, quindi secondo te qual è il livello e eventualmente quali sono le potenzialità di questo sport? Allora, come abbiamo detto un po' all'inizio, è uno sport che possono praticare tutti, soprattutto può iniziare chiunque, quindi non c'è bisogno di una certa forma fisica. Noi abbiamo associati che fanno anche il campionato over 50, infatti perché noi abbiamo detto che ci sono anche questi campionati qua, e quindi può giocare chiunque. C'è anche da dire però che è molto tecnico come sport, e quindi diciamo che la Serie A per noi, soprattutto che siamo nate da poco,
ci sembrava ancora un pochino irraggiungibile perché il livello si sta alzando sempre di più, diciamo. Abbiamo visto anche con le varie qualificazioni olimpiche. Però perché dicevate che potevate andare in Serie A se effettivamente... Perché in realtà abbiamo vinto il campionato in Serie B. Okay. Quindi sarebbe stata la promozione. Esatto, avremmo potuto accedere alla Serie A. Proprio anche perché nel panorama femminile non ci sono molte squadre, okay. Quindi non abbiamo dovuto competere, abbiamo fatto del nostro meglio, abbiamo fatto tantissimi miglioramenti per arrivare poi a vincere la medaglia d'oro del campionato di Serie B, perché per noi è stata una cosa, non avevamo mai vinto una medaglia prima d'ora, uh-huh. Ma non solo perché siamo nuove, ma anche perché diciamo nel nostro ambiente, no? Venendo da Milano dove non ci sono le strutture. E, però comunque avremmo dovuto scontrarci con delle squadre, con delle persone che giocano da tantissimo tempo, che hanno una precisione delle strategie di gioco che noi in questo momento vediamo ancora un po' lontane, ecco. Okay. Sarebbe andato, cioè sarebbe stato proprio come un suicidio, esatto, sì. detta andare a perdere tanto o poco, e no, anche perché significava poi giocare anche contro le ragazze che poi fanno parte della nazionale, quindi proprio un livello, esatto, tanto più alto. Sì, sì, sì. Ecco, quanto distacco c'è tra chi viene convocato in nazionale e chi invece pratica questo sport, utilizziamo una parola un po' abusata, normalmente? Cioè, quant'è il distacco tra il professionista che magari non è inquadrato come tale ma di fatto arriva a livello olimpico e tutti gli altri? Ma c'è sicuramente un divario tecnico enorme, mm-hmm. ad oggi, anche dovuto al fatto che loro si allenano tutti i giorni, più ore al giorno, tirano tanti sassi quotidianamente, cosa che noi forse non facciamo in un anno come quantità di rilasci, di lanci, quindi è proprio quello, c'è tanta differenza, ma anche proprio di approccio alla partita, appunto come diceva Martina, di strategia, di visione del gioco, che noi abbiamo poca esperienza come ore di partita rispetto a loro, ma non solo noi, ma proprio il livello, diciamo, medio, cioè la parte medio-bassa è tanto distante dalla parte medio-alta. Ecco, quanti giorni di allenamento, quante ore di allenamento si dovrebbero fare e in che modo? Perché voi mi avete parlato sì di allenamento fisico, ma anche di strategia, quindi magari c'è eventualmente una parte teorica di incroci, di angolazioni, di qualcosa fuori dal campo. Secondo te qual è la quantità di allenamento corretta per poter arrivare effettivamente a un buon livello? E poi arriviamo a quanto tempo ci dedicate voi? Allora, ma io direi sarebbe un minimo di 3 volte a settimana, proprio per stare. E poi non è... In alcuni casi forse non è neanche tanto la quantità ma la qualità, perché noi comunque ci alleniamo su un campo che non è un campo dedicato. Uh-huh. Cosa significa? Che è un campo che non è riservato solo al curling, quindi con il ghiaccio, diciamo, con la precisione che dovrebbe avere. Quindi sicuramente fare un allenamento su un campo dedicato rispetto a un altro campo ti permette di migliorare e di provare dei tiri, delle strategie che magari in altri campi fai un po' più fatica. Infatti noi abbiamo fatto anche, diciamo, tanti sacrifici per andare sul campo di gara la sera prima, uh-huh. perché poi non abbiamo parlato di come si svolgono i campionati, ma si svolgono nei weekend. E noi diciamo che cercavamo sempre di andare almeno il venerdì sera prima per fare almeno 2 ore di allenamento sul campo dove poi avremmo giocato. Una specie di ritiro, cioè per dirla al calcio, che è lo sport più diffuso, è lo sport più diffuso e qui ci fermiamo, però una specie di ritiro prepartita. Esatto, perché ci permetteva anche proprio, essendo uno sport molto tecnico che si basa anche sulle velocità dei sassi, la differenza del ghiaccio incide anche su appunto la velocità e sulla forza con cui tu devi tirare un sasso per arrivare in casa e più vicino al centro possibile. Okay. Quindi ci serviva anche proprio per adattare le nostre gambe a spingere nella maniera giusta per arrivare, insomma, per arrivare in casa col sasso nella maniera giusta. E poi c'è una cosa che in realtà noi non facciamo mai perché siamo un po', appunto, diciamo, come hai detto tu, normali, ma bisognerebbe allenarsi anche fuori dal ghiaccio, quindi fare tanti allenamenti per le gambe, per le braccia, per l'attività di spazzata. Noi ci abbiamo provato più di una volta. Noi la volontà ce la mettiamo, iniziamo a farlo, poi durante l'anno magari perdiamo un attimo. Eh sì.
Perché? Perché poi con questo ci ricolleghiamo sia alla vostra storia che alla questione delle strutture, alla questione del ghiaccio e alla questione delle possibilità in generale. Quindi perché si parte in un certo modo e poi c'è questa discesa in qualche modo? Perché ovviamente si parte sempre con i migliori intenti, con i migliori propositi e con gli obiettivi più alti. Poi ci si scontra con la realtà. Quindi, come dicevamo, noi non abbiamo la possibilità di allenarci quando vogliamo, perché abbiamo uno spazio limitato sia temporalmente che fisicamente. Ci alleniamo a Sesto, come diceva Martina, in un ghiaccio che è usato anche per altre attività, quindi noi abbiamo quelle 2 ore settimanali che sono lo spazio che ci viene ritagliato rispetto alle altre attività e non abbiamo altre. Con un ghiaccio completamente diverso rispetto al ghiaccio dove noi andiamo a giocare poi nei campionati, quindi cosa significa? Significa che noi in campionato andiamo e tante volte ci scontriamo contro la realtà, quindi con squadre che invece si allenano su un ghiaccio dedicato più tempo e quindi i risultati facciamo fatica ad ottenerli effettivamente, cosa che invece l'anno scorso vuoi l'impegno, vuoi perché effettivamente tante volte siamo andati ad allenarci sul ghiaccio dedicato, abbiamo raggiunto gli obiettivi più alti che ci potevamo aspettare, anche molto di più di quello che noi ci aspettavamo l'anno scorso. Diciamo che tante volte avremmo bisogno di 3 partite in anticipo per poi poter mettere quello che è veramente il nostro potenziale nella sì, perché dobbiamo vera e propria. Riscaldarci sul ghiaccio giusto, che poi sembra un po' un ossimoro, però è così. E quindi a un certo punto della stagione inizia la stanchezza fisica, certo. Tante partite di campionato, tanti weekend di campionato uno dietro l'altro. Quanti weekend di campionato sono in un arco tutto sommato ridotto? Perché mi parlavate di un periodo che va da ottobre a marzo. Guarda, considera che sono circa 3-4 weekend per ogni campionato che si fa, per ogni categoria a cui si partecipa. Noi partecipiamo a 2-3 campionati a testa. Che sono il femminile, il misto. E lei fa anche il doppio misto. Il doppio misto, ok. Quindi... sono esatto, sono 9 o 12. Ci sono dei momenti dicembre o gennaio, quest'anno gennaio per me è stato un po' scarico, strano, ma alcuni che l'anno scorso, per esempio, due tra mesi. Gennaio e febbraio abbiamo fatto 2 mesi in cui tutti i weekend, dal venerdì sera alla domenica, eravamo fuori per un campionato o l'altro, quindi... Però... è anche, diciamo, un sacrificio anche economico, perché comunque non è... non costa poco neanche esatto. La trasferta. Però arrivi alla domenica sera che comunque hai una soddisfazione, qualsiasi siano i risultati, che io per esempio nella pallavolo, prima giocavo a pallavolo, non avevo o facevo un po' più fatica. Invece qui c'è proprio un'atmosfera, i compagni. Tipo sono viva dopo 3 giorni. Sì. Siamo camminiamo ancora con le nostre gambe. E poi noi abbiamo l'allenamento il lunedì sera, quindi le uniche 2 ore ce le abbiamo il lunedì sera, quindi dopo tutto il weekend che giochi. Però... ma noi andiamo lo stesso, perché... se riesci a essere soddisfatta il lunedì dopo il campionato più l'allenamento, tra l'altro adesso faccio un breve quadro, un contesto, poi ne parliamo meglio. Allora, ci dicevamo prima della diretta, circa 300 tesserati in Italia, per quanto sia uno sport molto inclusivo, perché ho appreso questa sera dalle mie 2 ospiti che tutti possono giocare a qualsiasi età, non solo uomini e donne, ma all'interno dei tesserati, diciamo ufficiali, di questi 300 meno di un terzo, una 90 di tesserate sono le donne, quindi comunque c'è una minore iscrizione da parte del pubblico femminile. Poche strutture e la necessità in condizioni ottimali di un ghiaccio praticamente perfetto su cui non si può pattinare, perché non ci possono essere dislivelli, tagli del pattino banalmente. Loro stessi ci hanno mostrato le scarpe, sono le piatte che quindi intaccano il minimo possibile esatto. La superficie sì. ghiaccio. E in tutto questo si arriva alla questione delle strutture di ghiaccio che non Milano ci sono. Ne ha pochissime, sì. Milano ne offre poche. C'è il Palasesto, che è una struttura abbastanza attrezzata e che, in quanto una delle poche a disposizione, è presa letteralmente d'assalto. Quindi voi non solo vi allenate meno di quanto vorreste o potreste, ma vi allenate anche a orari abbastanza improbabili. Sì, ci alleniamo lunedì sera dalle 9:30 alle 11:30, quindi dopo la prima giornata di lavoro della settimana e con tutta la settimana che ci aspetta, anche perché poi noi... mi attacco anche a un altro argomento secondo me interessante, che non ci limitiamo a finire l'allenamento e andare a casa e alleno? No, perché quello che caratterizza soprattutto il curling è il terzo tempo dopo le partite.
chi vince offre da bere a chi perde, e quindi ogni pretesto è buono per fermarsi al bar e bere e passare in tempo, del tempo insieme. E questo ci piace, cioè tutti gli sport che hanno la parte del bar alla fine dell'allenamento sono sport da prendere in considerazione. Ma è proprio una cosa incredibile, succede tanto anche ad alti livelli, però sicuramente diciamo nel nostro piccolo è proprio una cosa incredibile che tu giochi almeno 2 ore, perché le partite durano da 1 ora e 40, 2 ore, anche 3 ore, contro un avversario, e poi alla fine ti ritrovi al bar, vabbè, con loro che ti offrono da bere, quindi sei perso, è anche una cosa bellissima, però proprio se non avessi passato 2 ore a volerli battere, quindi è proprio una cosa, un terzo tempo effettivo, cioè di quelli vissuti. Sì, di fair play, di condivisione delle proprie passioni, delle proprie cose, ma proprio al di fuori del ghiaccio. Tra l'altro, poi parleremo degli obiettivi associativi, di cui abbiamo già anticipato qualcosina, ma il solo fatto di essere nate in pandemia, tutto sommato, l'essere ancora presenti, partecipare a un campionato importante, con risultati importanti, al di là poi delle scelte che avete fatto sulle singole iscrizioni, è un bello obiettivo raggiunto, tutto sommato. No? Esatto, per fortuna, facendo campionati nazionali, il Covid non ci ha fermato anche negli allenamenti e nei campionati, quindi questo per fortuna, perché tutti gli atleti iscritti a un campionato hanno potuto continuare ad allenarsi durante tutto il periodo, no? E questo ci ha permesso anche di ulteriormente di non perdere l'entusiasmo come società neonata, ma anzi di capire che potevamo farcela, che anzi volevamo riconfermare le iscrizioni ai campionati anche adesso, sicuramente abbiamo già degli obiettivi per la prossima stagione. Ci piacerebbe magari avere qualche ragazza in più per poter iscrivere magari 2 squadre, sì, perché no, alla femminile. E quindi niente, sì, diciamo che nonostante tutto il Covid ci ha portato tante soddisfazioni, cioè non il Covid, però diciamo non rimpiangiamo il fatto, no, di esserci. Abbiamo tratto i lati positivi, ecco, mettiamola così, le occasioni positive. Così. Tra l'altro, noi si è iniziato a parlare subito di obiettivi, di regole, eccetera. Ho saltato quella che di solito è la prima domanda, cioè perché hai iniziato a giocare a curling a Milano, dove non ci sono tante strutture? Quindi è una roba che vedi in televisione, però non sei esattamente in un posto dove lo sport da ghiaccio è alla portata di tutti. Adesso, tra la battuta e il serio, perché hai iniziato a giocare a curling? Allora, io ho iniziato perché avevo visto alle 3 di notte, durante le ultime Olimpiadi del 2018, una partita, senza sapere minimamente, perché io sono, fino al 2018 io non avevo mai sentito parlare del curling, mia culpa, perché neanche per i Simpson, ho recuperato dopo, quando era grande, però li avevo persi, e vedendo questa partita non riuscivo a capire quali fossero le regole, che cosa fosse questo sport. E quindi la mattina dopo ho cercato come fare curling, mi è uscito fuori appunto quello che è il club nostro cugino, che è Just Curling Club, ho detto vado a provare, è l'unico modo per capire come funziona lo sport e perché è uno sport olimpico, perché piace, è provarlo. Io l'ho provato e mi ci sono innamorata, proprio la sera dopo, la prima sera sono tornata a casa e ho detto è il mio sport. Sono 3 anni, 4 anni. 4 anni. E invece tu perché ti ci sei avvicinata? Cioè la pallavolo non era più semplice? Cioè, no. Ho giocato quasi tutta la mia vita, complice anche un infortunio, nel senso che a un certo punto mi sono fatta male a una spalla, ho provato a continuare a giocare ma non riuscivo più. Poi dopo tanti anni penso di aver avuto bisogno anche un po' di stimoli nuovi, proprio stimoli di vita, quindi uno sport ti serve anche proprio per insegnarti tanto, ma anche per restituirti un po' di stimoli, no? E anch'io ho iniziato abbastanza per caso, a una prova gratuita sempre lì col Jazz, e per ridere, ero con degli ex colleghi, mi hanno detto non sappiamo cosa fare stasera, andiamo lì, ci facciamo dei video scherzando. E anch'io mi sono innamorata, cioè secondo me è uno sport che bisogna provare, perché dietro c'è un mondo di tecnica, strategia, il freddo che ti raffredda il cervello dopo una giornata di lavoro, a volte il silenzio, senti solo il rumore delle stone, secondo me è una cosa da provare, e
E anche io mi sono innamorata da lì, non ho mai smesso, anzi, non ho fatto altro che riempire i weekend di campionati, tornei. Di attaccare l'allenamento il lunedì, insomma, quelle sì, cose. Sì. Esatto. E da quanto tempo ci giochi? Più o meno 4 anni anch'io, ho iniziato qualche mese prima. Qualche mese prima di lei, quindi siamo proprio nuove. Allora, dicevamo carenza di strutture, carenza di campi, un appello. Secondo voi quella che potrebbe essere una necessità senza tirar troppo l'acqua al proprio mulino, ma semplicemente dicendo c'è effettivamente questa esigenza? Ma allora sicuramente più disponibilità di ghiaccio in generale, perché effettivamente Milano per il bacino d'utenza che ha e che potrebbe avere per tutti gli sport del ghiaccio ha poche strutture di ghiaccio. Okay. Più che strutture magari nuove, poter utilizzare quelle che ci sono ottimizzando gli spazi che ci sono, quello sicuramente. Poi per quanto riguarda invece magari gli sport più piccoli come i nostri, poter accedere al bacino di utenza più interessante che è quello delle scuole, con attività sia in classe che poi sul ghiaccio, evidentemente. Quindi se c'è qualche dirigente, qualche consigliere all'ascolto, qui ci si rende disponibile a fare delle ore di formazione eventualmente. Assolutamente. Anche proprio in classe, perché c'è tutta una prima parte, prima di approcciare il ghiaccio, che si può fare fuori dal ghiaccio con un set, per esempio, di curling da pavimento, da palestra. Quindi in senso bisogna un po' come l'hockey su prato, diciamo, che è una roba abbastanza praticata nelle palestre. Sì, sì, si può fare, si può iniziare ad approcciare perlomeno alle regole, allo spirito, a tutto quello che è il mondo del curling. Un obiettivo per questo 2022, che è un po' la metà della vostra stagione, ma che è tutto sommato appena iniziato, quale potrebbe essere realisticamente a livello di associazione, quindi di obiettivi di persone raggiunte, a livello di stagione proprio? Allora, innanzitutto come società, ma anche come persone, consolidare gli obiettivi, consolidare i risultati dell'anno scorso per quanto riguarda i campionati. Quindi vincere e non presentarvi in Serie A. No, vincere e presentarci, perché dopo 2 volte, però... A questo punto il treno lo prendiamo, l'abbiamo fatto andare una volta. Sì, dai. E soprattutto aumentare il numero degli associati, nel senso che... noi siamo sempre super disponibili a far conoscere il curling a chiunque. Uh-huh. Abbiamo fatto tantissimi corsi, adesso con le Olimpiadi, con chiunque dovesse capitare su una partita di curling, vuole banalmente sapere le regole, vuole provarlo, vuole tirare una vuole stona. Commentare al bar con gli amici, esatto, il giorno dopo e fare un po' il figo come si fa col calcio. Cosa hai fatto? Hai giocato a curling ieri. Eh sì, perché poi è una cosa che fa è argomento, sorridere. Argomento di chiacchiera. Quindi ci piacerebbe riuscire a trasmettere la stessa passione che abbiamo e che abbiamo messo nella nostra nuova società a più persone possibili, e nella speranza poi l'anno prossimo di dover anche magari decidere di iscriversi a più campionati, con più squadre, insomma, cercare di far crescere questo movimento che se lo merita e che fa un po' fatica, ma dietro c'è tutto questo entusiasmo che ce la farà. Tra l'altro questo movimento che se lo merita, perché con 300 tesserati, dicevamo prima, ci si è qualificati alle Olimpiadi, c'è una robetta, esatto, così. Con ben due specialità su tre. Sì. A fronte mi dicevi del Canada, che ha quanti tesserati? 1.000.000 e passa, credo. No, ne ho parlato con dei miei amici poco fa e loro non ci credevano. Io quasi che a un certo punto ho pensato di essermi inventata il numero, poi non so perché non sono riuscita a controllare, però mi ricordo di aver letto un articolo del 2012 forse, che erano più di 1 milione di tesserati, quindi immagino che se non sia successo qualcosa... Non siano diventati 300. No, 300 non sicuro. Ecco, allora... Qualche centinaia di migliaia sicuramente. Io vi faccio un grande in bocca al lupo. Eventualmente, se dovessimo in qualche modo essere utili, contatti social, dove trovarvi, come trovarvi e perché? Perché l'abbiamo detto, però perché, dove, quando e come? Su Facebook Milano Curling, Instagram Milano Curling e poi il nostro sito che è milanocurling.it. Cioè proprio semplice. E se volete andare a vederle, lunedì sera al Palasesto, sì, alle 9. Offrite da bere alla fine. Assolutamente, assolutamente. Sì. A volte facciamo tenere aperto il bar solo per noi. Quindi se non avete altri motivi, di sicuro questo è un ottimo motivo, cioè ve lo dico. Allora, è stato un piacere avervi ospiti, grazie, vi verremo sicuramente a trovare, continueremo a seguire le avventure del curling.
Oltre ai loro social, io vi invito a tenere monitorati anche i nostri di social perché, come vi ho detto, cercheremo di seguire questa avventura il più possibile. Io vi do l'appuntamento alla prossima settimana, sempre con Women on Sport, sempre con la nostra sigla nuova, e grazie a Matilde, che è la nostra regista di sempre. A presto!